Una persona arrestata per molestie sessuali durante una manifestazione contro la violenza sulle donne. Accade in Egitto, dove le donne sono scese in piazza dopo lo stupro subito da una ragazza di 19 anni in piazza Tahrir. La giovane è solo una delle 5 vittime aggredite nella notte durante i festeggiamenti per il giuramento del presidente Abdel Fattah al-Sisi. Secondo l'ONU, il 99% delle donne egiziane ha subito molestie. Quando ho cercato di allontanarmi, sono stata rincorsa da un gruppo di giovani che hanno cominciato a trattenermi. Ho detto a mio amico di tenermi stretta e scortarmi, ma gli aggressori lo provocavano e tentavano di dividerci. Ricordo che mi toccavano dovunque. Siamo stanche, è un problema culturale, ci sono troppe menti malate in giro. Abbiamo fatto una rivoluzione politica, ma abbiamo bisogno di una rivoluzione intellettuale. I video della violenza sono circolati in rete. YouTube ha rimosso, dietro richiesta del Cairo, quelli in cui la giovane era riconoscibile. Al-Sisi, visitando la ragazza in ospedale, ha promesso tolleranza zero. 13 persone sono state arrestate dalla polizia egiziana. Le misure adottate per affrontare questa emergenza non sono sufficienti, secondo le donne del Cairo, che chiedono di affrontare le cause del problema, in particolare la povertà e l'analfabetismo. Mohammed Sheikh Ibrahim, Euronews, Al-Qahira.